Attivo la ulti adesso così ho lo scudo. E guardate un po'. Era questo che io dovevo fare. Era impossibile. E c'è un problema tecnico. Ma che è? Se volete farmi provare delle mappe che siano labirinti, escape room, ovviamente più difficili sono, meglio è. Primo link in descrizione, seguitemi su Twitch che una volta ogni 10 giorni circa le vado a provare e poi le migliori le mettiamo in questo video. Ma bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi ragazzotti miei siamo qua tornati su Brawl Stars per provare le vostre mappe. Questa è la primissima mappa di oggi di Scudella. Abbiamo pedane, teletrasporti e quindi procediamo. Non gli ho chiesto quale sia l'obiettivo, ma qualcosa mi dice che è raggiungere quelle casse. Quindi da qualche parte ci sarà sicuramente una pedana. Teletrasporto azzurro che mi manderà sicuramente... Mi manda qua, ok. Pensavo io andassi in un punto cieco, ma a quanto pare no, a meno che... Buono raga, molto buono. Grazie mille Scudella per avermi fatto perdere tempo. Teletrasporto blu, molto utile devo dire. Sto recando, sì. Quindi dove si va? Andiamo sopra. Diciamo che le casse sono lì, però io proverei a fare sta strada ragazzi. Qualcosa mi dice sopra, sotto. Ho visto una pedana che mi fa andare sopra. Ma ce la faccio col tempo? Anche perché pure lui in teoria dovrebbe prenderla. Vabbè Scudella, se devi rischiare di morire non pre... Ok, no, ce l'ho. Muoio io perché mi ha hittato. Davvero buono. Quindi rieccoci al punto di prima. Vado a prendere stavolta la pedana che giustamente ci fa andare oltre. Quindi potremmo essere sulla buona strada. Una volta che siamo andati oltre, andare in basso non credo che serva, perché no, non ci fa andare sicuramente nel posto giusto. Andare di qua nemmeno. Allora proviamo ad andare di qua. Devo per forza prendere il teletrasporto rosso. Quindi lo prendiamo. Prendendolo vado a finire qua. Che poi qualcosa mi dice che debba però andare sotto, per poi andare nel verde, nel verde, nel verde, nel verde. Andiamo nel verde, let's go, veloci. Ok, ora proviamo ad andare di qua. Non so se è giusta la strada, però qualcosa mi dice che di fatto potrebbe... Dico... Eh no, mi sa che non doveva andare proprio così. Vabbè, niente, era giusto, ma dovevo star leggermente più indietro. Quindi è come se l'avessimo fatta, dai. Prossima mappa, siamo con Tony. Ma tutte sus si chiamano queste mappe. Comunque, questa è la mappa in questione. Proviamola. E quindi eccoci qua. Tra l'altro, il mitico Tony mi ha anche detto che devo usare Iris. Ovviamente per la ulti. Per cui procediamo. Prendiamo subito la ulti, così ci togliamo il pensiero. E dunque, raga, quale sarà la strada? Ho visto già 28 miliardi di vie, quindi proviamo ad andare di qua. Ecco, di qua non è, neanche lì non è, neanche a destra non è, quindi è tutto a sinistra. Siamo ritornati al punto di partenza. Perché Tony stava andando giù? Vorresti dire per caso che era giù la strada giusta? Può essere mai? O l'hai fatto per confondermi? Io ad ogni modo procedo per di qua. Ora abbiamo sotto sinistra, mi fido del sinistra, dai. Destra, sopra, sopra. Ecco qua, magari dovevo starci attento prima. Ah, perfetto. E... ah, vedi, da lì prendevi il teletrasporto. Vabbè, facciamo finta, dai. Facciamo finta che io sia passato da là. Ma non ce la faccio neanche ad arrivarci, perché muoio. Niente, bisogna rifarla. Io proverei con la strada di prima, raga. Provando a prendere il teletrasporto rosso. O quello che era, mi sembra il rosso. Vediamo che succede. Quindi, se non ricordo male, era qua, vero? Sì. Eccoci qua. Adesso vado al volo a prendere la pedana che mi andrà a teletrasportare esattamente nel punto di morte. E c'è un problema tecnico. Ah, ma ad ogni modo sto già vedendo che niente, il teletrasporto rosso non era quello. Avendo constatato ciò, adesso io andrei a sinistra. Teletrasporto giallo, ci fidiamo. E ci fidiamo ragazzi, prendiamo il giallo che ci porta di qua. Lanciamoci in avanti. E no, è un punto morto. Quindi ritorniamo, bella per Tony che sta continuando a volare. Allora, dunque, qua dove vado? Destra, sinistra o sopra? Andiamo a destra. Aspetta, no, in realtà già a destra ho visto che non c'è. Perfetto, quindi a sinistra. Andando sopra è la stessa cosa di andare a destra. Quindi per il momento ci siamo. Qua a sinistra è tappato, già l'ho visto. Quindi andiamo a destra. Ecco, di nuovo siamo in un tabù. E dove vado ora? Teletrasporto verde? Vai, ci provo ragazzi. Mi fido del mio sesto senso. Dimmi che il teletrasporto verde non mi porta in un punto morto. Mi porta in un punto morto, dai. Allora, siamo ritornati nel punto di prima. Quindi la pedana non va presa assolutamente, se no moriamo. Ecco, di nuovo, destra o sinistra, proviamo a destra. Ah, io devo raggiungere le casse, quindi mi serve il teletrasporto blu. Ok, che non è qua. Ma c'è un easter egg, c'è un messaggio in codice. Quindi ad esclusione per forza a sinistra. Spero di farcela perché la 6 sta avanzando. Ma direi di sì, per il momento siamo ancora in gareggiata. E siamo di nuovo in stallo. Mi devo... sì, jumpo. Jumpando vado di là. Che poi io prendo di questo.
sotto e vado di questo, di quest'altro, per di quest'altro ancora, parole a caso, per poi andare a finire nel punto di partenza, credo. Mi sa che sto tornando indietro. Oh, ma svappa, è impossibile! È l'altro del trasporto blu, devo trovare... Come faccio a raggiungere... Scusatemi, voglio... Ah... Ok... Ok, devo raggiungere quel punto comunque. Siamo ritornati al punto di prima. Allora, adesso tempo non ne ho perso, proprio zero. Quindi, per forza di cose... Aspetta, non salto per ora. Ah, vuoi vedere? Eh sì, perché andando sopra giustamente non si poteva fare. Quindi io qua dovrei andare sotto, ma andando sotto... Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, 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 dovremmo esserci. Io non devo andare a destra, devo saltare su quella che va nella diagonale in basso a destra. Vediamo se è giusto. Saltellino tattico tattico. Però muoio, amico mio. Quindi rieccoci. Devo andare in basso. Che qua zì, c'è proprio la safe attaccata, attaccata. Mannaggia lei. Aspitta, aspitta, aspitta. Ma ritorniamo al punto di prima, perché adesso... No, sono morto ancora prima. Frate, ma non c'è il tempo per arrivare lì, come fai? Raga, il nostro amico Tony è stato un po' infamello. Vi faccio subito vedere perché. Da quel che ho capito, ovviamente, io cos'è che devo fare? Devo, se ho capito bene per l'appunto, ma non ne sono sicuro. Devo, aspettate un attimo, devo recuperare la vita. Avrei qua volendo più vie per farlo. Però posso sicuramente fare così. Vado, attivo la ulti adesso, così ho lo scudo. E guardate un po'. Cioè, era questo che io dovevo fare. Era impossibile. Se non mi avesse dato lui un micro... No, in realtà non siamo... Ah, adesso qua riprendo la ulti. Uso il gadget allora, in teoria. Da quel che ho... Aspetta, Tony. Da quel che ho capito. Madonna, madonna. Aspetta, zia. Aspetta, ok. In teoria era così. Sì, ma con Iris l'ha resa veramente difficilissima sta sfida, però... GG per Tony. Niente, in realtà mi sono complicato la vita. Ma non ho capito, ha scritto male. Vabbè, comunque mi sono complicato la vita da solo. GG per me. Prossima mappa abbiamo Aistenso con questo. Laghi, pedane, teletrasporti, c'è tutto. E quindi eccoci qua in partita. Devo prendere due casse. Le casse, ragazzi, sono il sacrosanto simbolo dell'obiettivo da raggiungere. Sempre comunque. Allora, qua abbiamo anche l'acqua come ostacolo, quindi ho già visto un teletrasporto azzurro, ma non so perché un po' mi puzza, quindi io procederei sopra. Una volta essere arrivato sopra, andiamo a destra, per poi andare giù. Una volta giù, vado a destra. Ok, ora vado su, destra, giù. Vado giù, qualcosa mi dice che potrebbe essere giù. Abbiamo i due teletrasporti verdi, quindi io ci devo arrivare là con una pedana. Vabbè, c'è il teletrasporto rosso, è l'unica cosa, quindi lo prendo. E vado a finire. Vado nel giallo e va... Ah! Ah beh, era giusta. Era giusta, era giusta, credo. Prendendo la pedana ci sarei arrivato. Mi trovo nuovamente con lui perché ha un bug da mostrarmi. Quindi ho detto, ormai che ci siamo, vediamo anche questo bug. Comunque, raga, prima, essendo che mi aveva consigliato lui Bibi, se avessi usato il gadget chiaramente riuscivo anche a saltare. Ma vabbè. A parte questo, vediamo, devo stare fermo, mi ha detto, per questo bug. Io muoio, ok. Ma è quello il bug. Ma che è? Ma che è? Ma è un easter egg, può essere. Ragazzi, io non so come, quando e perché, ma è appunto è spawnato questo pipistrello con la mia morte e... Cioè, credo sia un easter egg. Non lo so, provate anche voi se volete. Segue la mia o la sua traiettoria. Non... No, segue la traiettoria di Mortis. Eh sì, si muove assieme a lui più o meno. Prossima e ultima mappa, abbiamo l'Orlorl con questo. Sì, molto, apparentemente molto semplice, ma vediamo. Sappiamo tutti molto bene che l'apparenza inganna, quindi vediamo un po' come possiamo procedere. Abbiamo un teletrasporto blu che, boh, prendiamo, vediamo dove ci manda. Perfetto, zona cieca, ma siamo solo all'inizio, quindi non è un problema. Siamo ritornati, procediamo. Andiamo dal verde, vai, anche il verde mi ispira di chiusura. Ah, ok. Teletrasporto rosso qua è raggiungibile in un qualche modo? Ah, le casse sono là, ok. Allora mi sa che devo prendere il teletrasporto rosso. Riproviamo, raga, ormai le casse non erano più prendibili, quindi abbiamo capito cosa dobbiamo prendere e andiamolo a cercarlo. Allora, qua sopra non c'è niente, quindi andrei a destra. Sopra c'è il giallo, ah niente, sotto non c'è nulla, quindi procediamo dal giallo. Per ora direi, pure. E niente, era giusto là, a quanto pare. Ok. Ah niente, abbiamo trovato già la via, prendo la pedana. Vado nel rosso, siamo arrivati ragazzi, nel chilling più totale. Sbam. E si va ragazzi, si corre, tranquilli, spensierati, come se nulla fosse. Procediamo verso la diretta via che si trova esattamente qua. Ok, sì, come immaginavo, molto semplice, però
GG. Mi raccomando, raga, se avete anche voi delle mappe o se volete farmi provare delle mappe che siano labirinti, escape room, ovviamente più difficili sono, meglio è. Primo link in descrizione, seguitemi su Twitch che una volta ogni 10 giorni circa le vado a provare e poi le migliori le mettiamo in questo video. E quindi, raga, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mi raccomando un bel like con iscrizione, campanellina, tattica tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.